Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Tencent Holdings ha iniziato a ridistribuire persone e risorse verso la prima piattaforma di streaming di giochi, dopo che la Cina ha bloccato una fusione che avrebbe cementato il vantaggio del gigante dei social media in un settore da 3 miliardi di dollari. Il Regno Unito è diventato uno dei mercati di e-commerce più attivi in seguito all'acquisizione di Cult Beauty da parte di THG per 275 milioni di sterline e sono previsti ulteriori consolidamenti. Il dollaro è balzato dai minimi di una settimana dopo che un presidente della Federal Reserve regionale ha suggerito un ritmo più rapido per ridurre gli acquisti di attività della Banca Centrale degli Stati Uniti. Il won sudcoreano è sceso dello 0,5% contro il dollaro americano nell'ultima sessione di trading. Il segnale buy dell'indicatore stocastico contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia Bitcoin dollaro americano è crollata del 4,4% nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate indica un'opportunità di selling. Il prezzo di oro dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il CCI indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto il petrolio grigio cadere dello 0,6% contro il dollaro americano. Il segnale sell dell'indicatore Williams contraddice la nostra analisi tecnica generale. Le spese personali degli Stati Uniti saranno rilasciate alle 12.30, la vendita al dettaglio dell'Irlanda alle 10, il reddito personale degli Stati Uniti alle 12.30. L'indice del prezzo di importazione della Germania sarà rilasciato alle 6, la vendita al dettaglio dell'Australia alle 1.30, il CFTC, JPY e NC Net Positions nel Giappone alle 19.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.